Aveva più volte denunciato violenze e aggressioni. La psichiatra uccisa a Bari da un paziente con 50 coltellate, richieste di aiuto rimaste inascoltate, ci racconta Leonardo Zellino. Il soggetto minacciava di lanciare una pietra se non avesse ricevuto una somma in denaro. 15 ottobre 2012, caserma dei Carabinieri. La denuncia è firmata da Paola Labriola, la psichiatra barese massacrata con 50 coltellate da un suo paziente. Nelle decine di segnalazioni a polizia, Carabinieri e direzione dell'ASL, la cronaca di una morte annunciata. Sia la dottoressa che il responsabile del suo ufficio, più volte in passato, ben prima del tragico 4 settembre scorso, avevano denunciato minacce, aggressioni, addirittura un furto di medicinali nel centro di salute mentale. Quel luogo non era percepito come sicuro da chi ci lavorava e chi ci lavora ancora. Loro sono terrorizzati, sono spaventati, non solo per quello che è avvenuto, ma per quello che potrebbe avvenire ancora all'interno di quelle strutture. Il dossier con le segnalazioni è corposo, lo ha raccolto la CGL, il plico è stato consegnato in procura e in prefettura, obiettivo evitare che la tragedia si ripeta. È evidente che le denunce sono state sempre fatte nel tempo, da tanto tempo, sicuramente si poteva intervenire prima e a questo punto però non possiamo permetterci che quella di Paola diventi una morte vana.